L'automobile, evoluzione di una tecnologia, di Giancarlo Genta e Lorenzo Morello, edito dalla libreria dell'Automoto Club Storico Italiano, è un vero viaggio che non si ferma all'analisi del progresso tecnico delle autovetture, ma ci guida a conoscere i tanti aspetti legati alla società che direttamente o indirettamente hanno influito o condizionato questa crescita. Il titolo e la formazione degli autori lascerebbe pensare ad un libro dedicato solo agli appassionati di automobilismo. Invece ci si trova davanti ad un volume di assoluto rigore tecnico, ma ugualmente capace di attrarre e interessare chiunque voglia percorrere la storia dell'umanità dalla fine del XIX secolo attraverso la genesi dell'oggetto che più di ogni altro ha influito e determinato le tante scelte che si sono susseguite nel corso degli anni. Giancarlo Genta e Lorenzo Morello sono due ingegneri del Politecnico di Torino. Genta, che è laureato in ingegneria aeronautica e in ingegneria aerospaziale, ha svolto la sua attività in ambito didattico presso l'Ateneo Piemontese, mentre Morello ha iniziato la sua carriera professionale al Centro Ricerche Fiat. Poi è passato alla direzione ingegneria motopropulsori e quindi ingegneria veicoli di Fiat Auto, prima di dedicarsi all'insegnamento alla Facoltà di Ingegneria dell'Autoveicolo del Politecnico. Entrambi sono autori di numerosissime pubblicazioni scientifico-didattiche. Inoltre Genta ha all'attivo anche due saggi sull'esplorazione dello spazio e la ricerca della vita extraterrestre e un romanzo di fantascienza che è stato pubblicato in numerose lingue. Attraverso le quasi 350 pagine e le oltre 200 tra illustrazioni e fotografie del libro, l'evoluzione dell'automobile viene descritta non solo dal punto di vista del design dei principali componenti meccanici, ma anche attraverso l'influenza che hanno esercitato le varie fasi storiche, sociali e politiche. Gli autori non trascurano l'esame dell'organizzazione del sistema produttivo, con l'industria automobilistica che diventa una delle principali espressioni della rivoluzione industriale. Non viene trascurato neppure l'importante contributo portato dalle competizioni. In conclusione, non manca uno sguardo verso quello che potrà essere il futuro dell'automobile, con l'intento di individuare le tendenze e le linee di sviluppo, e non certo per ipotizzare soluzioni sterili e velleitarie. Quello affrontato dai due autori è un argomento molto complesso, al pari delle automobili, che con il passare degli anni lo diventano sempre di più. Basta pensare al ruolo dell'informatica nei sistemi di controllo dei vari componenti, o all'automatizzazione di molte funzioni, che molto spesso sono sconosciute a gran parte degli automobilisti. E lo stesso si può dire per quanto riguarda i problemi energetici e ambientali, alle prese con l'esigenza di mobilità nelle aree densamente popolate, le sempre più rigide normative antinquinamento e le risorse energetiche. I veicoli ad alimentazione ibrida sono all'ordine del giorno, ma il primo è stato realizzato ancora nel 1900 da Ferdinand Porsche. È proprio dall'analisi approfondita di ogni problematica che si arriva a comprendere come mai, dopo 100 e passa anni, l'ibrido resta ancora lo stadio di alternativa, così come attraverso la lettura di questo volume si può stabilire la convenienza o meno all'acquisto di un veicolo ibrido complesso, certamente indicata quando viene utilizzato come taxi, ma non come vettura da città usata solo saltuariamente. Questi sono solo alcuni esempi per comprendere come l'automobile, evoluzione di una tecnologia, possa diventare uno strumento fondamentale per conoscere i tanti step attraverso cui è passata la storia dell'auto, ma anche per avere un quadro ben preciso del veicolo che guidiamo tutti i giorni o per scegliere con cognizione di causa quello che andremo ad acquistare.